Benvenuti alla Radio Mancante. Anche in questo frangente si affronta la tematica della fruizione musicale popolare, per così dire, ma che poi in realtà in questo caso poi scopriremo che popolare è molto relativo. Oggi ho il piacere di avere un'amica qui in radio, le do il benvenuto, lei si chiama Sara. Buonasera Ciao Andrea, buonasera a tutti. a te, Sara, tutto bene? Benissimo, grazie. Allora dai, evitiamo questi Ma convenevoli, sì, dai, ormai. perché vabbè, in realtà appunto diciamo anche che siamo calati realmente in un'atmosfera quasi Familiare. familiare, jazz, tutto un po' luci soffuse più o meno, no? Vero, Abbastanza vero. salotto Di artistico. casa mia. Esatto, proprio Un po' come a diciamolo proprio casa. apertamente. Allora, io vorrei partire, Sara, ovviamente, cioè, tu sei, facciamo un piccolo quadro di te. Partiamo dal tuo cognome, come facciamo proprio con gli artisti che comunque vengono qui in Una cosa radio. seria, insomma, il mio Cioè, cognome Sidoti, che arriva? che arriva dalla Sicilia. Ah, racconta un po', dai, la tua storia. Ma in realtà la mia storia è un po' articolata, nel senso che i miei nonni di origine siciliana si sono trasferiti poi emigrati in Marocco per solite ragioni di anni e anni fa, però poi di fondo l'origine è quella siciliana da parte di papà, mentre da parte di mamma predomina Brescia. Ok, cioè il cognome è praticamente sicuro Sì, comunque. esatto. Ok, però ovviamente io. C'è poco in me di Sicilia, Cioè, purtroppo, io direi perché zero. sono nata e cresciuta al Lago di Ecco, Garda, quindi, esatto. come In potrete un sentire, paese che dai, diciamolo, in un tanto. paese dell'Alto Garda che si chiama Tignale. Tignale, guarda, dove anche la cantante dei Sound Lovers pensa andava a fare le vacanze, mi ha confidato un Dai, giorno, sì. incredibile. Incredibile, Natalie Arts, che salutiamo tra l'altro, che è un'amica. Beh, Esatto, Tignale è la perla del Lago di Garda, diciamolo cioè, per chi non la conoscesse. sì, no, assolutamente da sponsorizzare. Allora, beh, appurato appunto il tuo cognome, Provenienze. le tue origini, Sì. ma diciamo tu, vabbè, hai fatto comunque un po' di tutto. Sì, lavorativamente intendi? Lavorativamente, esatto, dai, raccontami un po', veramente, Sì. proprio in due Io parole. parto da un liceo linguistico che era la cosa che si avvicinava di più alle mie propensioni scolastiche, che ho poi abbandonato perché mi si è presentata un'opportunità lavorativa praticamente subito. Non avevo ancora compiuto i 19 anni, mi sono buttata in questo lavoro che poi ne è durati 5, in questa azienda di produzione di portoni tagliafuoco. Dopodiché sono passata a bar, gelateria, un po' di tutto, fino a che poi sono approdata nel mondo della telefonia e adesso lavoro in questo negozio della 3 e ormai per ora mi sono fermata qui. Hai lavorato anche dai mitici Pellizzari, giusto? Sì, ecco, ho tralasciato Facciamo anche della pubblicità negozi di occulta. Ma abbigliamento. Sì, ci sono stati anche loro per un breve periodo, ma ci sono stati. sì, esatto. Guarda, io vorrei sapere, cioè, come ha influito tutta questa metamorfosi professionale nel tuo gusto musicale? Cioè, nel senso, sei cambiata tu comunque nel corso di queste varie esperienze? Sì, C'è stato come qualche. persona soprattutto. Musicalmente mi sono avvicinata nel corso degli anni alla musica in maniera diversa, da ascoltatrice a, passami il termine, cantante. No, no, io altro che passare il termine, cioè tu è quello che in realtà stavo dicendo prima, è un'intervista popolare, ma in realtà poi tu comunque sei una cantante. Raccontami. Senza nulla togliere ai veri artisti. Eh sì, vabbè. No, Cioè, allora, scusa, no, diciamo le cose come stanno. Noi vai. abbiamo fatto Anni di karaoke assieme. miliardi di serate al piano Sì. bar, e io ti ho sentito praticamente incantare la platea con delle canzoni proprio ma di altissimo livello. Cioè, cantare Cristina Aguilera così, come se vendessi, non so. Ma no, in realtà anch'io ho i miei limiti, però Ma certe che canzoni guarda. le sento più nelle mie corde rispetto ad altre. Devi sapere che mi sono buttata anche in un genere che non mi appartiene per nulla ed effettivamente è stato un fiasco, Diciamo di cosa parli, perché scusa. parlo di un'esperienza di cui forse ti avevo accennato quando lavoravo in Media World. Uno dei ragazzi è un musicista
su genere rock, e mi aveva proposto appunto di cantare le sue canzoni sulle sue basi. E io ero abbastanza titubante perché ovviamente sapendo che io sono più sul genere pop, una cosa un po' più dolce, più soft, Esatto, anche solo e volendo. anche sì, un pochettino. E vabbè, mi sono buttata, insomma, tanto insistito, ma i risultati non sono stati quelli sperati. Ma in questo caso, perché comunque il rock è veramente probabilmente l'ultimo È genere il che mio io penserei antico. associato alla tua voce, Esatto, cioè nel senso sì, che. però è stata una cosa divertente, nel senso che comunque mi ci sono buttata, è stata una proposta che ho avuto, lui ci teneva tanto, e ci siamo anche divertiti, insomma, a incidere, a giocare un po' con le basi e tutte queste cose. Raccontami un po' comunque l'emozione della sala di registrazione, Ma che guarda, poi comunque io hai provato lo stesso, perché io lo sì, in so, altri in altri frangenti, frangenti. ma per come sono io caratterialmente terrore puro, nel senso che arrivi preparatissimo, poi sei lì davanti al microfono, comincia a seccarsi la bocca, senti il cuore che ti esplode nel petto, poi invece escono le prime note e basta, ti dimentichi di tutto praticamente. Certo, ma prima invece di arrivare alla famosa incisione, tu comunque hai fatto canto. Io allora, facciamo un passo indietro. Io sono cresciuta nella musica perché tutta la famiglia di mia mamma, i suoi fratelli e sua sorella sono dei musicisti. Chi suonava degli strumenti, praticamente tutti, 6 su 7 Esatto. dei suoi fratelli suonavano, anche mia mamma stessa suonava nella banda. Cos'è che suonava? Suonava il sax. Ma guarda, cioè io non ho ancora capito tu cosa ci sei stata a fare nella gelateria, nel bar. Vabbè, lasciamo perdere. Ma e Comunque. quindi questa cosa mi... Io ero un po' la pecorella nera, nel senso che non ho mai suonato uno strumento, ho sempre partecipato in tutti gli anni, soprattutto durante le feste, a questi canti, è sempre stata molto presente la musica nella nostra famiglia, fino a che poi mi sono resa conto di averlo anch'io uno strumento, che era la mia voce. Esatto, cioè che buttiamola via. E fino a che ho deciso, ovviamente come tutti gli strumenti Va va coltivato. coltivato e ho deciso di buttarmi in questa esperienza della scuola di canto. Esperienza che comunque ti ha donato tantissimo. Allora, esperienza che è stata molto controversa, nel senso che il primo anno ho avuto un approccio un po' particolare, nel senso che la prima insegnante che ho avuto, una bravissima, veramente bravissima Che era, cantante, tra l'altro, correggimi se sbaglio, o magari era poi quella che invece hai avuto successivamente, era la cantante scusa, maestra di canto di Malika Ayane. Nì, ci arriveremo dopo, ma la prima che ho avuto, diciamo che probabilmente non riuscivamo a trovare il giusto metodo per far uscire la mia voce ed ero quasi sul punto di mollare questa cosa. Fino a che poi ho detto no, perché mai, è una cosa troppo presente, cioè io ovunque vado ho sempre la melodia nelle orecchie che risuona. Per cui ho tentato sempre l'anno successivo questa strada e lì è scattato l'amore perché ho trovato un insegnante che era molto affine a quello che cercavo io, sia come persona che come insegnamento, e mi ha dato tantissimo. Ed era l'insegnante di Malika Ayane. No, in No. realtà ha fatto conservatorio con due ragazze che erano nel gruppo con lei prima che lei diventasse famosa. Ah, ok, ma era anche la docente di Rengo, una cosa del genere, no? Ricordo Lei male. ovviamente insegna, ma impara anche, è anche allieva perché Ah, certo. si tiene in allenamento appunto con l'insegnante, sì, di Renga. Ah, con l'insegnante di Sì, Rengo, capito, sì, sì, sì. capito. Renga, tra l'altro, parentesi, grandissimo cantante bresciano. A Bresciano, Passami ecco, questo sì. orgoglio. No, ma guarda, ma assolutamente, visto che siamo In nell'isola, no? tema. Ascolta, Sara, appunto, restando proprio sulle grandi firme, io so che comunque nei tuoi gusti musicali, che comunque poi sono anche affini molto alla tua vocalità, che appunto poi quando dirò chi è la tua artista preferita, la E gente lì capirà la tante gente si cose. scatenerà. Sì, perché la tua voce è praticamente molto, molto. magari. Allora, è È Giorgia. Giorgia, è lei. Raccontami un po' come nasce la passione Ma per come Giorgia. nasce? No, a dirti la verità, non lo ricordo, non lo so.
Devo aver sentito probabilmente una delle sue canzoni in radio. Avrò avuto 14-15 anni. E sentendo la sua voce io sono rimasta incantata. Cioè, Beh, sì, assolutamente, cioè. per me era veramente il paradiso. Sì, posso comprendere E lì la benissimo. mia mente ha cominciato a macchinare appunto su questa cosa del canto. È lì che mi si è proprio veramente insinuata la passione per il E canto per la e musica. per la musica. Sì, perché poi appunto avendo un colore della voce così morbido, così delicato, insomma, si fa in fretta ad associarsi comunque a Certo, un identificarsi artista. con una cantante così. E lei in particolare, vabbè, ovviamente, cioè stiamo parlando di un mostro sacro, cioè di una delle poche veramente celebri che però merita, cioè, questa celebrità, perché Esatto, e siamo lì stufi tocchi di proprio ascoltare una que corda. Esatto, cioè di ascoltare radio in cui ci sono questi cantanti, sì, famosi, Gli senza nulla togliere, urlatori. gli urlatori. Invece lei, cioè, è veramente, non so Beh, neanche lei ha come una definirla. carriera veramente, non so neanche come Sì. dire, cioè 20 anni di musica, di passione, poi lei è proprio attiva a 360 gradi. In questi 20 anni, cos'è che ti è piaciuto di più? Cioè, tra le miliardi di canzoni. Una in particolare sua? Sì. Ma penso che fino a poco tempo fa non sarei stata in grado di risponderti. Fino a che in un suo concerto ho sentito una versione di Sole d'Azzurro tutta a cappella e lì è stato veramente Cioè, lo una cosa. scioglimento. Sì, cioè avevo le lacrime agli occhi. Ma guarda, immagino. Cioè, una canzone così intensa, Sì, era, non lo so. poetica. Sì, magia. Invece, ovviamente, vabbè, noi esibendoci anche in coppia, ovviamente con la mia partecipazione, lanciandomi su Giorgia, che vabbè, diciamo che era più un Con controcanto. Marzo. Con Marzo. Parlami un po' di Marzo, dai, che. Marzo è una canzone, e facendo un passo indietro, Giorgia mi ha aiutata in momenti della mia vita particolarmente delicati, era un po' un'ancora. Appunto, Marzo è una canzone che ha un gran significato e già all'inizio ti dice tutto, le cose non vanno mai come credi. E Già. quindi, insomma, lei ha una sostanza veramente, oltre che come artista, come persona, per Esatto, cui cioè nello mi ci spiegare trovo. concettualmente appunto che cosa veramente lei ha in testa in quel Sì. momento. Cioè una canzone sostanzialmente sul destino, sull'amore, Esatto. su un po' gli eventi che ti sorprendono, non sai mai cosa Sì, succede. e le sue canzoni infatti sono molto, sai, di solito un artista, sono sempre le solite canzoni d'amore, del sociale, invece le sue spaziano proprio su tutti i temi. Esatto, lei è molto Tocca tutte le versatile. corde, sì. Ascolta, al di là invece della passione per Giorgia, poi vabbè, io avendo cantato con te per anni, so che conosco più o meno quali sono i tuoi gusti, ma c'è anche qualche altra canzone, più che artista, che magari ti può piacere o meno, ma magari qualche canzone che proprio hai legato a un ricordo, a un'esperienza, qualcosa di intenso che hai vissuto. Ce ne sono tantissime, probabilmente. Sì, ce ne sono tante. Ti posso dire di una canzone dei Lighthouse Family che ogni volta che sento passare in radio mi risolleva un pochettino il morale. Oddio, come si chiama? Sì, Non è Haig? è proprio È quello. È proprio Haig. High, che parte con quando sei vicino alle lacrime, ricorda che c'è sempre qualcosa che può migliorare. Beh, sì, che poi vogliamo parlare anche lì della voce del cantante dell'Autosphere, cioè Fantastica. è mostruosa, Eh sì. di un'intensità veramente Sì, pazzesca. e lui ti dice che un giorno sarà tutto finito, non importa quante lacrime hai versato. E quella canzone mi solleva sempre un pochino. Perché ha un messaggio comunque di fondo Sì, positivo. perché evidentemente i momenti in cui ero particolarmente giù di morale è stata in grado di tirarmi un po' su. Ascolta, Sara, tu pensi che oggi la musica tra i giovani, ma cioè, tra i giovani voglio dire, è molto riduttivo come termine, non fraintendermi, non è che intendo giovani solo anagraficamente, intendo proprio le persone giovani dentro, Sì. che comunque vanno da una fascia di età che può essere dall'adolescente a comunque la persona già molto più matura.
La gente in generale, secondo te, la musica veramente l'ascolta? No. No, non credo proprio. Penso che Perché? sia più un sottofondo nella vita di tutti i giorni, ma poi ciò che è il testo legato alla melodia, legato a una particolare emozione, passa veramente in secondo piano. Ma qui andremo in un discorso proprio ben più complicato sulla superficialità che vedo tutti i giorni nelle persone con cui mi trovo, ahimè, a Ma lavorare. guarda, vorrei dirti che siamo in due, ma sarei Ma siamo in disonesto. tantissimi, perché Siamo in tantissimi. fortunatamente tante persone con una base solida di sentimenti e di valori ci sono ancora. E si accorge di queste Sì. purtroppo lacune sociali Sì. ed emotive. Ma pensi che guardando con un occhio lungimirante al futuro, pensi che comunque la musica ci salverà come messaggio universale? Ma io me lo auguro, nel senso che se non ci agganciamo, attacchiamo a queste cose come ancora, la vita è veramente già dura di suo, quindi troviamo uno sfogo e cosa c'è di meglio della musica per sollevarsi l'anima? Esatto, cioè praticamente musica uguale ancora di salvezza, Sì. se dovessimo proprio creare un disegno, ecco, profetico. Ascolta, ma a proposito di futuro, tornando comunque alla tua voce e alla tua vocalità, cioè tu questa cosa del canto, Che ovviamente diciamolo a tutti che non lo sanno, è stata diciamo, accantonata ecco, dopo, ecco, io lì e volevo qua mi arrivare. sgridano. Sì, è stata messa da parte per vari motivi di vita, di percorsi, eccetera, eccetera. Non è una cosa che ho abbandonato, perché comunque è parte integrante della mia quotidianità e insomma, si spera, spero vivamente di riuscire a farla tornare viva con le mie lezioni, anzi, la mia insegnante me lo dice sempre, quella porta qui è sempre aperta, anzi, non vedo l'ora di ritrovarti. Quindi tu tornerai, diciamo, comunque. La speranza e l'intento è quello. Adesso il periodo è particolarmente impegnativo per vari motivi, però mi tengo sempre una porticina aperta solo per una soddisfazione mia personale. Sul cuore della musica, anche Sì. perché comunque tornerai, cioè, quando io prima ho accennato al discorso che comunque tu veramente incantavi il pubblico con canzoni di Christina Aguilera, cioè stiamo parlando di canzoni come Hurt, cioè che se ve la andate a cercare per chi non la conoscesse, che veramente ha delle tonalità pazzesche, ma per Cristina, citare, mostro anche sì, lei è un lei, mostro cioè, veramente pazzesca. incredibile, però per non citare, che ne so, Adele piuttosto che Anastasia Sì. o la stessa Giorgia che abbiamo nominato prima, cioè tanto per avere un'idea Tu del non ci calibro. crederai dopo tanti anni, ma io ho ancora paura a cantare le canzoni di Giorgia. Perché Ma immagino. comunque, A livello emozionale deve certo, sia essere. emozionale che comunque tecnico, perché insomma, presentano delle difficoltà. Di Sole d'Azzurro, ad esempio, quella di cui ti parlavo prima, parte con tonalità bassissime e Esatto. arriva alle stelle proprio. Sì, praticamente dall'inverno alla primavera fino allo sbocciare dell'estate. Esatto. Sì, assolutamente. Ascolta Sara, io non ti chiedo ovviamente di cantare, a meno che tu non lo voglia, proprio, ma per chiudere proprio solo con una frase che tu la voglia mettere in musica, che sia qualcosa tratto da qualcosa che ti piace, oppure solo come saluto agli ascoltatori di Radio Mancante. Fai tu, scegli tu. Anche Questa è una bella responsabilità perché non l'ho e mai data a nessuno, sei la prima che ha questo privilegio. questa è stata cattiva Lo so. in privato, Dillo insieme a me la me. pagherò. Per piacere. Bene, Dai, io ti invito caldamente a sorprenderci. ma sì, vi lascerò, penso, con una frase di Giorgia che ho appena citato. Sì, che fa riflettere, parlando di musica, anche i silenzi hanno parole e dice così: voglio parlare al tuo cuore, leggera come la neve, anche i silenzi lo sai, hanno parole.
Grazie Grazie a Sara, voi, è è stato un piacere. stato un piacere per me, io sono onoratissimo di averti avuto qui e ovviamente questa sarà una buonissima e strepitosa occasione per andarci a riascoltare i pezzi meravigliosi di Giorgia Assolutamente Todrani. sì. Ciao Sara, un bacio, Ciao, ciao grazie a tutti, mille. grazie. Ciao.